questo nuovo repertorio viene rinvenuto sostanzialmente nelle necropoli, nel senso che scavando le necropoli vengono rinvenuti tutta una serie, insieme al morto, tutta una serie di bardature e di finimenti dei cavalli. Ed è qua, come qua vediamo solo dei morsi guanciali, sono dei passabriglie, sono dei campanelli, dei sonagli, dei campanacci. Peraltro queste, che adesso andremo a vedere, tutti questi finimenti di cavallo presentano delle usure. Quindi cosa significa? Che chi si faceva seppellire effettivamente coi finimenti del proprio cavallo, del cavallo che aveva cavalcato in vita. Questo è interessante perché se noi andiamo a pensare per esempio alle culture dei Kurgan, lì i signori si facevano seppellire coi cavalli, no? Abbiamo tutte queste sepolture di numeri ingenti di cavalli. Qua invece si opta per un'altra formula, nel senso che il signore non si fa seppellire col proprio cavallo, ma con i suoi finimenti. In qualche modo il finimento del cavallo diventa il simbolo, se vogliamo, che accompagna il signore nell'aldilà. Ora, questi finimenti di cavalli presentano degli aspetti stilistici estremamente particolari. Dicevamo un unico, finimenti di cavalli, morsi, noi li troviamo ovunque, sono legati alla domesticazione, al controllo dell'animale, ma in questa zona tutta questa bardatura presenta degli aspetti particolari che andiamo a vedere. Qua vediamo un morso, lo vediamo sul cavallo come veniva applicato, e qua lo vediamo nel reperto in bronzo. E qui certamente questo è un muflone, ma ha un carattere, se vogliamo, in parte naturalistico, ma da questo muflone sporge una straordinaria ala che sembra quasi annunciare tutta la stilizzazione della grande ala conchiglia che poi noi troveremo nell'arte achemenide. Anche qui certamente si risente di una cultura mesopotamica. Vorrei che osservaste questa rosetta che noi troviamo sulla coscia dell'animale. Ora, la rosetta sulla coscia dell'animale era già presente nel mondo mesopotamico, faccio l'esempio, questa è una bellissima tarsia del palazzo di Ebla con l'animale con la sua rosetta sulla coscia. Però che cosa accade? Che mentre qua il mondo dell'animale è naturalistico, questa ripresa, quello che dicevamo precedentemente, no? C'è una ripresa di stilemi mesopotamici, di repertori, ma rielaborata in maniera del tutto particolare. Qua potremmo dire che questo naturalismo di questi cervidi, poi in realtà questo naturalismo della realtà percettiva, subisce una curiosa metamorfosi che precipita la raffigurazione del fantastico. Proseguiamo con i morsi. Qua vediamo di nuovo un animale con la lunga ala conchiglia che anticipa gli stilemi achemenidi, ma il muso ormai si è trasformato in un volto con le corna, un volto quasi a maschera. Ecco, questa ricerca della frontalità è notevolissima in questa cultura, con gli occhi rotondi che sembrano degli uccelli, con un carattere estremamente visionario, possiamo dire. Proseguiamo, e qua si ripropone il signore degli animali, no? Il signore Gilgamesh mesopotamico, ma anche qui il signore degli animali è attorniato da delle curiose sfingi alate in questo morso, e di nuovo il signore degli animali, che qua invece ha assunto la stessa fisionomia di mascherone, quasi una gorgone, con le corna, con intorno attorniato da due grifoni. E qua devo dire che proprio questa rielaborazione fantastica assume dei livelli quasi esasperati, con la coda dell'animale fantastico che si trasforma in un leone con il collo lunghissimo che va a lambire il cavaliere frontale, di nuovo con questo mascherone, con le corna, con lo stesso volto dell'animale fantastico, con la stessa ricerca di frontalità di cui abbiamo parlato precedentemente. Di nuovo due morsi in cui la coda si trasforma in animale, di nuovo la frontalità,
di nuovo gli occhi allucinati e le corna del curioso essere, della curiosa chimera che costituisce le due parti dell'Ipsalia, del Morsi. E qua vediamo questo bellissimo morso dove il volto in questo caso non è più un mascherone ma assume quasi una fisionomia sciamanica, trasognata, le corna si sono trasformate nel crescente lunare, la lunga ala termina col muso d'animale, il corpo è molto evidente, le zampe sono più sottili e vanno a calpestare un animale che forma la linea del suolo. Altri due morsi molto interessanti a mio avviso, perché qua vediamo due protomi avvicinati di cavalli e in questo caso sembrano anticipare, questo secondo me è un aspetto molto interessante, sembrano anticipare i grandi capitelli che noi troveremo nei palazzi imperiali di Persepoli. Mi chiedo se effettivamente la fantasia dei capitelli iranici da due protomi possa avere come prototipo proprio quei di Psaglia che abbiamo visto nell'immagine precedente. Poi ovviamente anche i campanelli, anche dei sonagli con la fisionomia animalistica e poi passabriglie. Anche qui uno straordinario passabiglie con questo muflone irrealistico, con di nuovo i due leoni simmetrici con il collo che è allungato, che assumono quasi la fisionomia di curiose cariatidi che sostengono le corna del muflone. Ecco qua vediamo il passabiglie montato sulla testa dell'animale, questa ricostruzione museale. Di nuovo uno Psaglia, anche qui con questa curiosa circolarità, i leoni col collo lungo che si avvicinano a questo centrale, chiamiamo lo spirito, signore degli animali, mascherone con le corna. E qua vediamo un altro repertorio molto simile a quelli che abbiamo visto. Questo è uno stendardo dell'Uristan, un curiosissimo stendardo, dove noi vediamo qua una sorta di vortice, una danza a vortice che è stata letta in maniera diversa. Alcuni hanno pensato ai geni dell'acqua, il gorgo dell'acqua, il vortice del gorgo dell'acqua, altri hanno pensato al giro del sole, ma o al moto perpetuo, indubbiamente una raffigurazione che ci fa capire poi di fatto che cosa, che dietro questa produzione ci deve essere stata una straordinaria, esplosione mitologica. Peraltro, per questo stendardo, riprendiamo un discorso che abbiamo già iniziato prima, riprende, qua quello che abbiamo visto è questo stendardo è circa del 700 a.C., riprende un sigillo, il quale loro possono vedere anche se ovviamente con caratteristiche diverse, ma un sigillo che ripropone lo stesso giro a vortice, la stessa danza, insomma, vorticosa. Ora questo sigillo viene dal mondo sumerico, quindi di nuovo siamo dinanzi a una ripresa di repertori mesopotamici, ma questi vanno a attingere nei periodi più arcaici, nei periodi più remoti. Questo in realtà è un sigillo che viene da Mari, E a questo punto arriviamo agli idoli, a quelli che noi chiamiamo gli idoli, che forse costituiscono l'unicum più interessante dei bronzi del Uristan. Che cosa sono questi idoli? In realtà sono dei piccoli stendardi, non ho messo le dimensioni, però sono tutti di piccole dimensioni, che variano dai 15 ai 25 cm, grosso modo, che venivano issati su un'asta, che hanno una tecnica di fabbricazione a cera persa, estremamente elaborata, estremamente raffinata, e che presentano anche qui diverse tipologie, o meglio, due tipologie che a un certo punto si fondono. La tipologia dell'idolo, così li chiamiamo, dell'idolo animalistico, qua possiamo vedere comunque già una fortissima deformazione fantastica, nel senso che questo stambecco dà le corna inanellate, ha dei lunghissimi colli con questa postura araldica sostanzialmente, no? Con questa specularità araldica,
ha delle corna inanellate, di nuovo il collo che si allunga a formare questo semicerchio e il corpo dell'animale che assume una fisionomia un po' antropomorfa. Ecco, dicevamo la tipologia animalistica, che noi possiamo vedere anche in questo, più complesso, che presenta momenti di maggiore semplicità e di maggiore, diciamo, complessità organizzativa, e poi l'altra tipologia, che invece è quella antropomorfa, diciamo, e che è quella degli spiriti, degli dèi, degli idoli, dove qua troviamo comunque di nuovo quel volto maschera, quell'occhio allucinato, quello sguardo che sembra più un uccello che un occhio. Questo è molto interessante anche perché ci fa capire la tecnica di lavorazione, nel senso che questa tecnica cera persa veniva elaborata facendo dei rotolini di cera che poi via via venivano elaborati, circolati, quindi era una tecnica a rotolini organizzati di cera. La cosa interessante è che soprattutto a partire dal 700 a.C. queste due tipologie di idoli si fondono in un'unica tipologia che adesso andremo a vedere, è un'unica tipologia in cui avviene una curiosa metamorfosi dell'uomo e dell'animale. L'uomo e dell'animale mescolano le loro membra, dando vita a queste creature visionarie, a queste creature fantastiche. Vediamo molto simili, c'è quasi uno stereotipo figurativo, andiamone a vedere alcune e poi ci fermiamo e facciamo qualche riflessione. Ecco, questi idoli, questo è uno zampillare di becchi di gallo con questa riproposizione della testa dove non si capisce dove c'è l'umano e dove c'è l'animale. Indubbiamente questo è ancora un signore degli animali, ma certamente la sua sintassi espressiva è ormai lontanissima da quella del signore degli animali mesopotamico. Vediamone alcuni molto simili che quasi ricordano quando l'ho inserita in queste curiose volute, l'ho inserita così in maniera un po' come suggestione, con queste strane deformazioni ricordano i Taotie cinesi, immaginario curioso che porta alla deformazione. Ecco, vediamo un altro di questi idoli e anche qui ritorniamo col discorso che avevamo già fatto per altri repertori. In fondo questa raffigurazione ha un precedente e qua lo vediamo in un sigillo sumerico. Di nuovo la ripresa del repertorio mesopotamico attinge alle fasi più arcaiche, alle fasi più arcaiche. Ma fermiamoci a fare qualche riflessione su questi curiosi idoli. Diciamo che sono idoli, diciamo, bifondi. Se noi li voltiamo dall'altra parte, hanno esattamente la stessa fisionomia che noi vediamo da un lato, i due lati sono identici, solo in rarissimi casi il volto cambia espressione. Sono molto rari, per lo più sono identici, hanno la stessa espressione. Non solo, ma come loro hanno notato, presentano sempre, questo un po' meno, però anche lui, gli altri in maniera più evidente, una apertura, una fenditura tra le gambe, una fenditura, e si è ipotizzato, questa è un'ipotesi, che dentro questa fenditura si ponessero dei fiori, forse si ponevano delle frasche. Questa fenditura, come loro hanno visto, è ricorrente, in questo caso specifico è piuttosto piccola, in altri casi invece sembra quasi proprio suggerire l'idea di un inserto di qualche cosa, forse un inserto di fiori. Certamente è una sintesi antropozoomorfa, dicevamo con questo viso di fronte, e si presentano con questa curiosa, insomma, apertura centrale. Il corpo degli animali, come loro possono vedere, si contorce intorno alla figura umana o spirito che funziona come un asse centrale, mentre le membra della figura centrale si piegano e si flettono in qualche modo uniformandosi alle deformazioni animali. C'è una metamorfosi, una mescolanza costante, c'è una ricerca della ripetizione e della frontalità di cui abbiamo già parlato, la ricerca della ripetizione che moltiplica i volti, che moltiplica le membra si flettono, si contorcono, è una sorta quasi, potremmo dire, di alchimia visionaria,
di tipo animalistico, di tipo indubbiamente animalistico, dominata, oltre che dall'asse centrale, anche da questo motivo curvilineo, che in parte può ricordare un antico stilema, che è quello, questa curva, della sirena con due pinne. La sirena che tiene, che stringe le due pinne, in qualche modo viene evocata da questo andamento curvilineo, o forse più ancora della sirena che stringe le due pinne, quella simbologia assira legata al mostro il degli imperi, che è il mostro Lamastu. Il mostro Lamastu veniva raffigurato su una barca semicircolare di serpente e stringeva i serpenti. Quindi più che la simbologia del Signore degli Animali, qui sembra di nuovo riprendere tutta una arcaica mitologia di derivazione sumerica. Proseguiamoci ancora, perché anche qui sono state fatte delle ipotesi interpretative, perché da una parte c'è un'evidenza che dietro queste immagini probabilmente c'era una mitologia straordinaria, dall'altra parte noi questa mitologia non la conosciamo, non riusciamo neanche ad attribuire all'etnia la produzione di questi repertori. Però negli anni 50 del secolo scorso è stata fatta una ipotesi interessante. Io oggi opto per la cautela, nel senso che condivido, no, questa cautela che sostiene che forse sia meglio ricercare prima di interpretare, però volevo proprio rapidamente esporre questa ipotesi. È stata fatta l'ipotesi a metà degli anni 50 che qua si trattasse di raffigurazioni legate alla religione mazdaica, che in qualche modo qua fossimo di fronte alle prime raffigurazioni del pantheon mazdaico di cui si parla negli Yast. Gli Yast, come loro sanno, sono i libri più antichi della Vesta, e in questo idolo, in questa ipotesi, è stato riconosciuto il dio Zoroascia. Il dio Zoroascia era nella religiosità mazdaica il dio giustiziere, il pantheon mitraico, diciamo, assimilato anche a Mitra in alcuni casi. Peraltro il suo animale attributo era il gallo che aveva, qua vediamo un zampillare di galli, no? in tutta questi repertori. Era il gallo che aveva il compito di risvegliare i fedeli richiamandoli ai loro doveri. E in questa ipotesi che collega queste raffigurazioni al pantheon mitraico, anche la raffigurazione femminile trova una sua collocazione qua in questa ipotesi. Questa raffigurazione femminile della dea che stringe i seni, quindi secondo una postura che viene da lontano, che conosciamo molto bene nei repertori mesopotamici, però qua ci sono questi due galli che sporgono dalle spalle. Ecco, secondo questa lettura si tratterebbe della dea Asi, la dea buona, la sorella di Zoroascia, che era la dea della fertilità sostanzialmente. Ma questa, ripeto, è un'ipotesi, e forse effettivamente conviene avere oggi molta cautela intorno a queste ipotesi. Ah, prima di concludere volevo mostrare, però, per arrivare alle conclusioni, molto rapidamente il repertorio invece di quel tempio scavato, ricordiamo, negli anni 30, e che aveva messo in luce tutta una serie di oggetti così diversi da quelli che circolavano. È il tempio di questo tempio che si trova in una zona pianeggiante dell'Uristan, che è il tempio di Sul-Udum, che significa della coda rossa. Perché questa zona si chiami della coda rossa non lo sappiamo proprio. Dove qua sono stati trovati una serie di repertori, dicevamo, molto diversi rispetto a quelli che circolavano, rispetto a quelli che abbiamo visto. Nel senso che non ci sono armi, non ci sono idoli, non ci sono bardature e finimenti di cavalli, ci sono altre cose. Tant'è che addirittura si è pensato a due, e oggi si ritiene che questi repertori che siano in realtà quelli,
siamo nello stesso periodo, siamo in età assira, siamo tra l'836 sostanzialmente e il 612 a.C. Allora, inizialmente si era pensato che si trattasse di due culture diverse, che convivevano con stilemi raffigurativi differenti. Oggi si tende invece ad avanzare qui un'altra ipotesi, diciamo però più corposa, insomma, più attendibile, che si tratti di due espressioni diverse della stessa cultura. Da una parte i corredi funerari delle tombe, perché i reperti che abbiamo visto, i repertori che abbiamo visto sono legati alle sepolture, quindi sono corredi tipo funerario, e dall'altra parte invece gli oggetti votivi, gli arredi votivi, perché probabilmente questo tempio era un tempio votivo. Andiamo a scorrervi rapidamente. In realtà il repertorio è molto ampio, ci sono situle di cui non possiamo parlare, ci sono specchi. Andiamo a vedere gli spilloni, che sono davvero molto numerosi, e anche qui molto interessanti perché questi spilloni erano nascosti nelle, come dire, no, nelle fessure dei del tempio, o in alcuni casi proprio incastonati, proprio murati nella cinta perimetrale del tempio. Sono spilloni, anche qui con dei caratteri animalistici che tendono comunque al fantastico, come possiamo vedere con questi animali con le ali, questo è bellissimo tra l'altro, che comunque in qualche modo si avvicinano alla sintassi immaginaria e visionaria dei repertori che abbiamo visto precedentemente. Ritroviamo, questo è uno spillone, di fatto la tipologia di quel signore degli animali con la maschera, le corna e i colli allungati dell'animale che fanno una sorta quasi di semicerchio. Sono bellissimi spilloni a traforo, come in questo caso, che qui ricordano le fibule e le cinture di tutta l'area centroasiatica. Non abbiamo tempo per fare un raffronto, ma si potrebbe certamente fare. E tra l'altro questi spilloni a traforo, qua siamo lontanissimi, qua siamo in un Kurgan a nord del Caspio, nella cultura, in una cultura di carattere quasi scitico. C'è una vicinanza, c'è un'indubbia vicinanza con questo mondo, diciamo, dei cavalieri nomadi delle steppe eurasiatiche. Di nuovo uno spillone che ricorda gli idoli che abbiamo visto, e poi senz'altro anche qui spilloni con la fisionomia del signore degli animali. Certamente qua la derivazione mesopotamica è più evidente, qua sembra Gilgamesh, no? E peraltro tenere i leoni per la coda significa averli in proprio possesso, no? Averli domati, il domatore, il signore degli animali, il domatore delle fiere. Però qua c'è una particolarità in volto molto diverso dal Gilgamesh mesopotamico, di nuovo questo volto quasi a cuore, con delle corna curiose, con un carattere identitario piuttosto forte. Il signore degli animali che può essere anche attorniato da voltoi, e che può essere anche una signora degli animali, una Potnia Zeon, qua probabilmente partoriente, in questo bellissimo spillone a disco. Abbiamo visto quelli a traforo, ora stiamo guardando gli spilloni a disco. Ecco, questo è il frammento di una lastra a sbalzo, dove di nuovo ritroviamo questa curiosa tipologia del volto a maschera, quasi a cuore, e questa figura centrale che ricorda, se vogliamo, un po' gli umboni degli scudi, e questa figura è attorniata da oranti che reggono dei fasci forse di palme. È evidente che coloro che leggono questa mitologia in chiave lazzaica ritengono che questi fasci in realtà non siano di palme, ma siano fasci di melograno e di tamerici, secondo l'idea, se vogliamo, del Barsrom, dei culti legati poi a Zoroastro. Ritorniamo nelle ipotesi di cui avevamo già accennato. Questa è una bellissima, diciamo, copertura di Faetra a sbalzo, che di nuovo ripropone la fisionomia di quel frammento che abbiamo visto prima. Ecco, con questa copertura a sbalzo di Faetra si dovrebbe aprire un discorso molto più ampio, nel senso che qui è molto molto evidente l'influsso dell'arte dell'Urartu. Qua si dovrebbe aprire
riflessione, una diciamo, analisi comparata dell'arte oratea con l'arte degli Zagos, che è molto interessante, ma che ovviamente non c'è il tempo di fare. Poi ovviamente anche dei mulini, in questo caso una cavigliera, ecco, diciamo certo, no, reperti diversi, repertori diversi, ma i caratteri identitari dell'Ulistan che abbiamo visto nei titoli, quali ritroviamo, anche dei pendagli analistici, molto bello questo pendaglio, di protoni simmetriche, e poi delle piccole diciamo preziosi, no, animali a tutto tondo, che di nuovo ci rimandano alle sensibilità animalistiche dell'arte delle steppe asiatiche. E a questo punto io mi avvio alle conclusioni. Ma chi erano in effetti gli artisti, perché parliamo di artigiani, fabbri, ma chi erano gli artisti che producono un universo visionario di questo tipo, in cui l'animale e l'umano si fondono costantemente, questa metamorfosi continua della dimensione animalistica e della dimensione umana? Poi vediamo due uccelli avvicinati che poi però di fatto hanno il paio di un grande volto che ci osserva con questa frontalità insistente di cui abbiamo già parlato, o che raffigurano i loro spiriti, i loro demoni, con questo volto a maschera, con questi animali che zampillano dai volti e dalle membra, che molto ricordano, e qua di nuovo torniamo nel mondo di Kurgan, nel mondo delle steppe asiatiche, che molto ricordano i demoni che ossessionavano il mondo euroasiatico, ma che dipingono le loro divinità, che raffigurano, no? Pitture non ne abbiamo, volevo accennare a un aspetto ma non abbiamo tempo per farlo, legato a dei sigilli con dei pigmenti, ma non c'è lo spazio per farlo, che raffigurano le loro divinità in questo modo. Qua abbiamo la dea che stringe i seni, gonfi di latte, la dea che compra, la dea che porta la vita, che però, come loro possono vedere, ha in testa un enorme muflone. Ma in fondo forse potremmo dire che questi grandi artisti avevano in testa degli animali, proprio nel senso che nella loro mente l'animale doveva avere un significato simbolico enorme, una valenza simbolica e sacrale di enorme importanza. Ecco, come raffiguravano se stessi questi artisti? Come si raffiguravano? Ecco, qua vediamo un volto molto intenso, molto notevole, no? Questi in fondo nomadi di queste montagne sperse negli Zagros si raffigurano con una raffinatezza che è straordinaria, oppure si raffigurano così, no? Questa figuretta femminile orante, con la postura orante, con lo sguardo perso, che comunque trasmette un senso di enorme sacralità, un senso magico di sacralità, o si raffiguravano anche in questo modo, con il volto piatto, un naso prominente, mentre offrono il calice, di nuovo in un atteggiamento fortemente sacrale. E qua invece torniamo nel mondo di Kurgan, dove ritroviamo fra l'altro, no, in questa immagine, che cosa noi troviamo? Troviamo di nuovo il volto piatto, a disco, col naso, e in questo caso il grande animale, che nell'immagine che abbiamo visto precedentemente sovrastava la testa della dea. Qua invece è l'essere umano, o lo spirito, o il dio che sovrasta l'animale. Però qua possiamo anche farci una domanda. Qua è il potente uomo che ha dominato l'animale e che lo sovrasta, o è la forza straordinaria di questo enorme muso di animale che sprigiona la forza dell'uomo? Non è detto, no? Possiamo anche leggerla in un modo diverso questa immagine. E qua io concludo. E qua io concludo con qualcosa che nulla c'entra con ciò di cui abbiamo parlato questa sera, qualcosa di lontanissimo rispetto alle immagini, alle cose che ci siamo detti questa sera. Qua siamo in Europa, qua siamo nel Medioevo, questo è un codice irlandese. Questo è un codice irlandese con di nuovo
becchi, membra che zampillano, con contorsioni, distorsioni degli animali, con intrecci curiosi, in uno straordinario e incredibile rapporto tra l'uomo, l'animale, il becco, l'anatomia fantastica che di nuovo si impone, così come in fondo tutti i repertori che abbiamo visto sono proprio centrati su questa idea dell'anatomia fantastica. Allora, perché proporre come chiusura di questa carrellata, di questa chiacchierata sull'Uristar, questa immagine di anatomia fantastica, che comunque ci rimanda a un rapporto magico con l'animale? Ma perché io ritengo che in qualche modo migrano le immagini, e probabilmente tentare di seguire queste migrazioni sia dare un contributo a una ricerca sulle strutture antropologiche profonde dell'immaginario animalistico, che sono nate nel Paleolitico, in queste grandi raffigurazioni animalistiche del Paleolitico, e che proseguono con i temi che si ripropongono lungo il mondo antico, che arrivano fino al Medioevo fantastico, fino al Medioevo del Gotico, fino al Medioevo prima ancora del Romanico, e che forse da un certo punto di vista abbiamo ancora dentro di noi. Ecco, io ho finito. Tra la cultura dei Medi, dei Persiani, e tutta questa cultura va a confluire nel grande impero achemenide, nella grande sintesi del mondo achemenide, dell'impero persiano, ma siamo in Persia, per cui da un certo punto in avanti ci sarà il sincretismo, diciamo, no, dell'impero achemenide, che di fatto renderà in qualche modo omogenea la produzione artistica dell'arte iranica, la storia, ecco. E però la storia, però tra l'altro la grande, qua poi c'è Manara, che si è tenuta una bellissima conferenza con il discorso al Greghetto, proprio sui palazzi imperiali dell'Achemenidi. Peraltro il mondo achemenide, anche qui, è un mondo molto sincretico, che non solo raccoglie l'eredità delle culture iraniane, ma che raccoglie anche l'eredità greca, l'eredità mesopotamica. È un mondo che rielabora stilemi e, diciamo, immaginari che provengono da zone diverse. E poi l'impero achemenide, come loro sanno, sarà conquistato da Alessandro e sarà un'altra storia ancora, sostanzialmente, no? E questa cultura privilegia la lavorazione del bronzo, anche in metà del ferro, come abbiamo detto, con questi caratteri, ossia a sbalzo, come abbiamo visto non abbiamo visto le situle, non abbiamo visto il repertorio delle situle, che è molto interessante, però ecco, certamente privilegia il bronzo e privilegia comunque la lavorazione a cera persa, in cui raggiungono dei gradi di maestria straordinari. Ovviamente ha mutuato o no da queste culture? Che bella domanda! Nel senso che di molto successiva la cultura di Koban e di Maikop non è di molto successiva. Allora, quando noi parliamo dell'arte animalistica delle steppe, non è che possiamo pensare soltanto al primo millennio, dobbiamo andare anche indietro. Di questo cenno al Taochie cinese, c'è tutta una zona, diciamo, della Cina occidentale, che a mio avviso ha avuto un peso notevole in tutto questo rimescolamento di culture. E muoversi, questi popoli si muovevano, si incontravano, incontravano le forme artistiche, ma incontravano l'immaginario, incontravano anche le forme di religiosità. Perché non dimentichiamoci che siamo dinanzi a popolazioni induiste, che quindi assumono, no, le divinità, non hanno un atteggiamento di rifiuto nei confronti delle mitologie, per lo più,
per lo più non hanno atteggiamento di rifiuto nei confronti delle elaborazioni culturali degli altri popoli, che da una parte sono anche a volte popolazioni molto crudeli, no? Pensiamo agli assiri, no? Che vanno a distruggere, o anche l'impero, diciamo, tanti momenti di distruzione molto forti, però ci sono anche dei grandi momenti di incontro e di fusione in questo mondo del proprio storico euroasiatico, enormi momenti di... Io ritengo che...